Ciao nonno, sono io. Sono qui. Sono arrivato. Dove sei? Eccoti finalmente. Sei in ritardo di 1 minuto e 25 secondi. Su via, nonno, non essere così acido. Sai bene che mi interessa quello che dici e che le tue storie mi piacciono tantissimo. Tanto, tanto tempo fa, Francesco fece costruire questo studiolo dove ora noi ci troviamo. Era una stanza tutta per sé, dove poteva entrare solo lui, i suoi più fidati servitori e alcuni pochi amici che lui invitava. Fece dunque realizzare la stanza con la forma di uno scrigno. In questa stanza Francesco voleva conservare i suoi tesori più cari, più preziosi. Per questo lungo le pareti fece realizzare tanti armadi dove riporre questi tesori. Poi fece dipingere le ante degli armadi, le pareti e tutto il soffitto con bellissime figure. Ma nonno, cosa ci teneva negli armadi il duca Francesco? Dei forziere di monete d'oro? Delle catene d'oro? Grandissimi brillanti? No, non tesori di questo genere. Ho detto che conservava oggetti preziosi, ma preziosi soprattutto perché belli, raffinati, strani. Francesco era infatti un appassionato collezionista di meraviglie. Vedi, Goffredo, tutte le meraviglie di Francesco erano così, frutto del maritaggio fra l'arte e la natura. Lo studiolo di Francesco era vicinissimo alla sua camera da letto ed era sempre ben sorvegliato dalle guardie del palazzo. Tuttavia, in una notte del mese di novembre del 1579, accadde un fatto davvero strano. Il signor Giovanni Battista, il responsabile di tutti gli oggetti preziosi del palazzo, entrò come sempre per controllare che tutto fosse in ordine nelle camere di Francesco e vide in un angolo, sul pavimento, degli strani oggetti. Un martello, delle chiavi, dei succhielli e un paio di calzini. Cosa ci fanno queste schifezze nelle stanze del duca? Chi di voi ha osato lasciare qui questi oggetti? Messer Giovanni Battista, perdonate, ma il peggio è qui fuori. Venite a vedere. Oddio! Oddio! Ma c'è una corda che penzola! E qui ci sono lo studiolo e lo stipo con le gioie. Dio del cielo, allora! Ma non riesco nemmeno a dirlo. Forse è stato commesso un furto. Occorre interrogare tutti e ispezionare tutto il palazzo per capire da dove è entrato e da dove è fuggito il ladro. Messere, i miei rispetti e dite, perché mi avete fatto chiamare? Siete qui per discolparvi, visto che c'è stato un furto nelle stanze dell'illustrissimo nostro signore Francesco e voi e le vostre guardie non vi siete accorti di niente. Ora elencherò i fatti e voi indagherete. Primo, sono stati rubati dallo stipo delle gioie figure dorate e pezzi dorati con pietre preziose. Secondo, questa è la corda che scende dalle stanze del nostro signore al cortile della dogana. Terzo, la corda, benché bagnata dalla pioggia, è insanguinata, il che significa che il ladro si è ferito alle mani e forse anche ai piedi per scendere. Quarto, qui ci sono dei calzini sporchi e di volgare fattura. Questi sono i fatti. Cosa proponete di fare e come pensate di giustificare la vostra colpevole negligenza? Messere, farò questo. Primo, farò imprigionare le guardie che vigilavano nella dogana. Secondo, offriremo una ricompensa a chi ci darà informazioni su tutte le persone con le mani e i piedi feriti. Terzo, al bando attaccheremo anche i calzini. State tranquillo, cattureremo il ladro prima che la pioggia abbia a cessare.